È finito il Milano Games Week ed è stata una figata pazzesca, ragazzi. È stata veramente una delle, probabilmente la fiera più figa al quale io abbia mai partecipato nella mia vita. Sono totalmente senza voce ancora. Mi sono riempito di bolle, sono distrutto perché sono stati 3 giorni super intensi, ma è stata una figata. Voglio raccontarvi un pochettino di cose che sono accadute, un po' di cose belle, principalmente cose belle, riguardo per l'appunto a tutte le attività e a tutta l'organizzazione. L'anno scorso io l'avevo vissuta, il mio primo Milano Games Week oltretutto è stato l'anno scorso, l'avevo vissuta come di fatto poi standista, nel senso che avevo lo stand di Huawei. Chi non lo sapeva, vabbè, io lavoravo per Huawei App Gallery, avevo gestito tutto lo stand con gli ospiti e i content creator, i meet and greet, bla bla bla. Ma di fatto non ero come mezzo gigante. Quest'anno invece è stata una roba clamorosa perché invece ho avuto l'opportunità di partecipare come creator all'interno del Creator District e vabbè, poi vabbè, altri 1000 braccialetti di altri posti, di altre aree, e dove c'era proprio un'area dedicata ai content creator, alle postazioni di streaming. Avevamo i divanetti, avevamo il bar, avevamo il guardaroba, avevamo un'area ampia dove le persone comunque potevano passare, vederci, magari chiamarci per una foto, per un saluto e conoscerci tra di noi, ed è stata probabilmente un'esperienza pazzesca, anche perché non sono stato lì come una bella statuina, cioè ho avuto, tra virgolette, anche io i miei momentini di gloria, partendo per l'appunto dalla live della 3.3 di Genshin Impact. Al di là dei casini che ci sono stati in generale, in tutto quello che è stato poi la fiera, audio, non audio, qualità, la nostra live è andata benissimo. Ero chiaramente un po' spaesato perché avevo da una parte non avevo il mio microfono del cavolo, il mio blu yetino USB, avevo una roba devastante, una scheda audio professionale, un computer con una 490 dentro, cioè della roba che io me la sogno, e un obiettivo di una camera che vi ha mostrato quanto io sia brutto in realtà. Ma nonostante questo è stata comunque un'esperienza pazzesca, cioè ero qua, non qua, ma ero su un palco rialzato con la mia postazione. Con dietro Lino Sinego che faceva dance e techno, con voi dietro sotto, con davanti a me creator incredibili che mi passavano davanti e mi guardavano e dicevano: ma che cazzo fa questo qui? E quindi un'emozione pazzesca. E come sempre io vi ringrazio perché siamo stati più di 1000 in live in quel momento, siamo sempre la live nel quale veramente mi dimostrate quanto i numeri uno siete. Detto questo, partiamo un po' con, no? Volete, penso, immagino, retroscena, qualche cosina di questo tipo? Beh, sono successe un po' di cose. Chiaramente poi su Twitch ne parleremo meglio, probabilmente stasera in live, quindi parleremo un pochettino più deep. Però, allora, la cosa che più subito mi ha stupito è il fatto che all'interno del Creator District c'erano dei personaggi che io ho sempre visto col cannocchiale. Cioè, vedersi passare a fianco gente come, vi faccio dei nomi, Dario Moccia, il Masseo, Merrino, ma potrei dirvene veramente Vughelita, Shiftimine, potrei veramente il Duca, Masullo, Caverna di Platone. Poi su Caverna di Platone ne parliamo, perché quello è un discorso che bisogna fare un pochettino a parte. Cioè, è stato veramente, ma tantissimi altri. Ora potremmo veramente stare qui a parlare tantissimo. Era per me un'emozione incredibile, perché capite che comunque io sono quel. Sono, no, sono quel che sono, è sbagliato. Se queste sono piattaforme dove viene tendenzialmente considerato il valore, anche se è brutto dirlo, di una persona in base a quanti numeri porta, chiaramente in mezzo a 40 portaerei c'era Zerga con la barca Remi. Però ci sono state delle soddisfazioni importanti. Al di là di alcune amicizie che, o comunque di simpatie che ho stretto. Principalmente, ora non voglio fare nomi, ma con un paio di loro che sono stati veramente eccezionali, e alcune conferme di persone che ritenevo veramente valide, e infatti poi anche dal vivo si sono rivelate valide. La cosa che più mi ha colpito è che alcuni di questi sapevano chi ero. Cioè, andare da Gian Andrea per dirvi, no, di Intel, e dirgli: oh, ciao, scusa, mi sono. No, ma so chi sei, come stai? Io? O comunque altri che: ma no, ma io ho visto un tuo video, io lo so chi sei. È stato veramente una.
Una botta d'orgoglio incredibile. E quindi, insomma, questa è stata una parte importante. È vero, appunto, grazie appunto a Evox e al Creator District, questo è potuto, cioè, da un punto di vista anche tra noi creator, è stata una cosa meravigliosa, perché abbiamo potuto interagire e parlare tra di noi. Alcuni un po' di più, chiaramente, alcuni un po' di meno, eravamo comunque tutti molto impegnati, però era una bellissima, davvero una bellissima occasione. Dall'altra parte, quest'anno il Milano Games Week ha avuto un tipo di impostazione che secondo me ha avuto più senso. Poi magari molti ti diranno che non gli è piaciuto, eccetera, ma rispetto all'anno scorso, dove c'era questo gigantesco, incredibile e insensato padiglione di GameStop al centro che costringeva la gente a fare un flusso migratorio in tondo, come se fossimo, non lo so, un banco di pesci, che se per caso tu entravi nell'entrata sbagliata, ciaone, cioè se la tua fidanzata ti perdeva, altro che alla ricerca di Nemo. E a questo giro invece tutte le varie aziende, tutte le varie agenzie di coloro che hanno contrattualizzato i content creator avevano di fatto la loro vetrina, no? Il loro stand dove i content creator erano visibili al pubblico e stavano lì tra di loro. Avevamo per l'appunto Creator District, c'era quello di Arcadia, c'era quello di Dive, c'era quello di Insane, c'era quello di NC, insomma ce n'erano tante. E comunque tu da utente potevi girare e dire: oh, guarda quello, guarda quell'altro, con le varie postazioni di meet and greet. Punto numero 2, ho fatto due meet and greet. I miei primi meet and greet della mia vita, ne ho fatti due, uno il venerdì e uno il sabato. E io mi ricorderò sempre, io che guardo miei amici, dico: raga, se non viene nessuno io mi deprimo. E in verità non è andata così, è andata anzi molto bene, sono stato molto contento ed è qua che poi partiamo al punto numero 3, che è il 2, non pensavo di fare una roba del genere e siete stati il punto numero 3, la cosa più clamorosa siete stati voi. Io non mi aspettavo veramente, ragazzi, un affetto del genere da parte vostra. È stato fantastico, è stato veramente gentili, a modo, sempre, cioè, tantissimi poi, tantissimi, cioè, che io comunque vivo sempre con la sindrome dell'impostore, e questo sarà l'ultimo video con la sindrome dell'impostore, ve lo dico, cioè, ce l'avrò sempre, ma ve la nasconderò, ce la smetterò poi da ora in poi di fare il fanboy, anche perché poi cringia dopo un po', nel senso, sì, sti cazzi, Zerga, però eri lì in mezzo, cioè, ormai devi stare zitto, e infatti starò zitto da ora in poi, questo è l'ultimo video un po' cringino da quel punto di vista lì, siete stati gentilissimi, e la cosa bellissima è che alcuni di voi venivano dalla scorsa Games Week, e abbiamo la foto del 2021 e abbiamo la foto del 2022 e alcuni di voi sono cambiati molto, sono cresciuti e io ho cambiato totalmente perché avevo un botto di capelli, sembravo veramente Simone del Cerbero. Oltretutto Cerbero poi ha fatto un after party senza senso, una roba clamorosa. Già di passato ho visto anche Marra, ho rivisto Flame, insomma ho salutato un gruppo. Ah, ecco, poi prima non vi ho detto, ma un'amicizia col Masullo, che poi ecco lì, poi anche lì parliamo di quella parte lì, poi con Caverna e quella roba lì. E quindi queste sono state sicuramente delle situazioni incredibili, delle emozioni che non pensavo. Per quanto riguarda il lato Genshin, poi c'è stata anche la live allo stand di Genshin, che comunque è stata gradevole. Poi appunto lì ho voluto anche coinvolgere, mi ha fatto piacere coinvolgere anche Giulia, insomma fare un pochettino gruppo e avere anche un pochettino di show per voi, perché se no risultava che questo è il mio slottino, questo è il mio slottino, e continuava a essere un pochettino. No, secondo me negli eventi di questo tipo sono belli perché tu hai poi l'opportunità di magari vedere anche un'interazione tra content creator che segui o che ti piacciono, che interagiscono anche tra di loro. Andando avanti con la questione e il discorso, c'è stato poi probabilmente i tre ricordi più belli che ho di questo Games Week. E qua poi ritorniamo, sono il primo giorno, la live di Genshin. La live di Genshin, ragazzi, io ve lo dico sinceramente, comunque per come erano stati i presupposti, avevo paura non venisse fuori, almeno per quanto era la mia streaming, il mio momento, avevo paura non venisse fuori magari uno spettacolo qualitativamente che io ritenevo all'altezza, e invece è venuto strabene, quindi primo ricordo clamoroso, io che finisco sto streaming, mi tolgo le cuffie, e mi guardo attorno e vedo dietro pieno, davanti gente che mi guardava anche dentro tra i creator e dico: wow, ce l'ho fatta. L'ho portata a casa e da quel momento ero super felice, ho tirato giù tensione che avevo e che stavo accumulando ormai da 2 settimane. E il giorno 2, invece, il ricordo più bello del giorno 2 è stato, non vi posso dire chi, perché non mi va, ma c'è stato una streamer che mi ha detto una frase che ho sempre
che non pensavo mi potesse dire, che mi ha fatto veramente volare, riempito d'orgoglio e che mi ha fatto capire che non sono a volte solo nelle mie convinzioni o nelle mie idee, nel mio modo di condurre questa professione, e anche di fare streaming, e questo mi ha riempito veramente di felicità, non lo nego, non lo do proprio zero. E il terzo giorno la pace, anche se poi non era da far la pace perché c'era già l'abbraccione con Caverna di Platone. Diciamo che c'è stato per due giorni, io non ho voluto, cioè l'ho visto molto impegnato, era sempre a parlare magari con Dario, con il Masseo, con gente che meglio non volevo disturbare, perché parlavano magari di cose loro, io sapete, non è che vai lì, scusa, mi fai fare una foto, ciao, era un po' brutto, ma nel momento in cui l'ho beccato un attimo da solo, Gerga, siamo chiariti tranquillamente, e mi sono anche scusato, devo dire la verità, per i toni che ho avuto nella reaction all'epoca, lui si è scusato per altre cose. E qua poi salta fuori che io e Masullo è nata un'amicizia carina, mi sembra, spero, che lui saltava nella mia live, andava nella sua, cioè ci siamo divertiti un botto anche in quel caso lì. E quindi insomma, questi sono i miei tre ricordi che chiudono anche un po' delle cose che avevo un pochettino in sospeso, e ci fanno anche capire che a volte, no, sul web noi incantiamo molto, quello che poi noi appariamo fuori dal web non è proprio... rappresenta un po' qualcosa di diverso. Cioè molti magari pensano che io sia dietro questa telecamera uno intrattabile, uno che... In verità non è così, ma io come altri, ripeto, ci sono altre persone che poi una volta che ci parli, e magari anche dopo un po' che hai lasciato sbollire, vi calmate, trovate chiaramente delle soluzioni. Ah, piccola nota più pagina, vado dal magister. Scusi magister, mi perdoni, posso chiederle una foto? Prego, prego, io sono Zergantis, quello che la raida ogni tanto. Lui mi guarda, so chi sei, facciamo la foto. Volavo, ho volato. E ultimo, ma non ultimo, durante uno degli eventi, a parte il fatto che ci sono stati eventi pazzeschi tra Radio 105, Lino, il MOBA, insomma è stato veramente la disco. A un certo punto io ero live con le cuffie, ero così, e mi vibrava sotto. Mi vibrava il palco e ce l'avevo a 30-40 metri, cioè comunque un minimo, no, così vibravo. Cioè io e Daphne che ci guardavamo, lei fa: ragazzi, no, perché dobbiamo giocare? Io così, è una roba pazzesca. Lasciamo per andare via Luigi Rigoni, che è un mio amico, ma è anche probabilmente uno dei caster più fighi in assoluto che abbiamo in Italia. Era sul palco e cercava qualcuno per farsi palleggi col pallone. Io e lui non ci siamo mai visti, cioè ci conosciamo, abbiamo giocato assieme un sacco di volte, però non ci eravamo mai visti dal vivo. Allora spunto io dal pubblico, faccio io, lui mi tira la palla, comincio, abbiamo palleggiato 4-5 volte di testa, poi si avvicina per salutare e mi faccio: e noi giocavamo pure assieme! E ci siamo baciati, ci siamo scoppiati a ridere e poi me ne sono andato. Infatti poi dopo io ho scritto: mannaggia che non siamo riusciti a fare la foto, ma è stato un momento talmente epico che era impossibile immortalarlo o programmarlo, ecco. Tante foto, tantissime foto su Instagram, nelle storie, e direi che poi non ho altro da aggiungere, a parte chiaramente tanti discorsi, tante spero anche idee per un domani, per anche magari collaborazioni con altri content creator è stato sia un'opportunità per fare networking, sia un'opportunità per divertirsi, ma divertirsi con voi. Il fatto di aver visto tutta lo zoccolo duro della mia community, che siete venuti in gruppo, vi siete organizzati, siete andati in una casa, vi siete affittati una casa, siete venuti da varie regioni, alcuni di voi si sono fidanzati. Io ragazzi non so che cosa faccio, cioè c'ho i miei gruppi che non lo so, i ragazzi in chat da me che quando vengono si fidanzano, cioè ho fatto tre coppie già, ho già messo assieme di gente che non lo so, che seguiva le mie live, e siete venuti, siamo andati in gruppo a farci un giro, abbiamo mangiato assieme, ci siamo insomma divertiti, ecco, quella è la cosa che probabilmente è impagabile, non a prezzo, ed è una cosa che al Milano Games Week avviene e che magari ho avuto difficoltà ad avere in altre fiere. Per dirvi, quest'anno assolutamente la fiera numero uno, seguita poi da quelle che ho fatto io con l'Etna Comics, Rimini,
Luca non mi sono assolutamente trovato bene quest'anno. Non penso, giusto informazione di servizio, di fare altre fiere. Non credo quest'anno. Quindi passeremo direttamente all'anno prossimo. Ma sappiate che per me è una roba pseudo fondamentale, perché io vivo poi per quello. Vivo per la telecamera, è un limite per me. Mi piace davvero, mi piace interagire con voi e stare con voi, e mi rende felice. Spero che renda felice anche voi. Se avete, ora così mi è venuto in mente, giusto per un videogetto, così, se ci fossero altri retroscena, robe varie, probabilmente ne parliamo stasera su Twitch, mentre magari giochiamo a Genshin, magari poi rivediamo Genshin, ecco, poi non ho avuto tempo in questi giorni di fare video, chiaramente immaginatevi il perché, sono comunque tornato ieri sera tardi a Genova, e avrò il tempo di fare probabilmente qualche video dove parleremo un po' degli artefatti, più che della top 3.3 in generale, magari parleremo un pochettino dei singoli aspetti con un po' più di approfondimento, e durante la settimana chiaramente porteremo e proporremo la live, portando avanti, come al solito, Genshin da una parte, Pokémon che dobbiamo finire oltretutto le ultime cose, perché avevamo l'ultima parte della narrativa, The Devil With Me sul giovedì per il giovedì horror, e tecnicamente questa domenica o questo sabato, ve lo anticipo già, continueremo poi Final Fantasy 14, perché abbiamo una collaborazione con Square Enix, quindi avremo anche quello da quel lato lì. Signori, che dirvi, io vi ringrazio tantissimo per tutto l'affetto ed essere stati, per chi è venuto al Milano Games Week. Per chi non è venuto, grazie infinite comunque per essere stati live e aver dato comunque il proprio supporto a questo individuo con le bolle, lo stress a mille, perché sto conciato come una chiavica. Io vi invito a iscrivervi se non avete ancora fatto, lasciarmi un like, a seguirmi anche tutti i miei altri social. Vi ricordo appunto che sono live tutte le sere alle 21, e quando vado live ve lo dico sempre con una storia Instagram o comunque qua in Tab Community con la programmazione, e così voi potete cliccare il link e venire magicamente nel sito Viola. Vi auguro una buona serata, United State of Zerga. Ciao belli.